Buongiorno ragazzi! Dopo un brevissimo periodo di assenza, torniamo e inauguriamo proprio oggi una nuova rubrica che si chiama I libri sono amanti perfetti. Di questa rubrica io mi auguro che presto ne sentirete parlare anche altrove, non soltanto sul mio canale YouTube. Per inaugurare questa rubrica, oggi ho pensato di parlarvi di un libro che a me personalmente è piaciuto tantissimo e che secondo me in qualche modo può, anzi, va a toccare il cuore di tutti noi siciliani e degli italiani in generale, perché è un libro che parla del primo grande esodo migratorio che ci fu nei primi anni del Novecento, quando appunto milioni di siciliani lasciarono la propria terra per andare a trovare fortuna nell'America, quindi in America. Quindi tantissimi appunto siciliani lasciarono la propria famiglia, le proprie terre, la propria casa per poter inseguire quello che venne poi definito il sogno americano. Questo libro, che è stato scritto da un autore che ha un nome molto molto particolare, che si chiama Kono Cinque Mani, è stato pubblicato da una nuovissima, coraggiosissima e giovanissima casa editrice che si chiama Out Out Edizioni. Loro, Francesca Calà e Salvo Spitaleri, sono due giovanissimi siciliani che hanno deciso di intraprendere appunto la carriera editoriale, quindi dare vita a questa nuova casa editrice e come primo romanzo hanno pubblicato proprio questo di Kono Cinque Mani che si chiama, lo prendo subito, Zia Favola, una storia Sigulish. Io partirei direttamente dal titolo per parlare di questo libro. Il titolo, Siculish, che cos'è il Siculish? Il Siculish è il primo fenomeno linguistico che si viene a creare proprio negli anni del Novecento, quando appunto questi siciliani arrivarono in America. Il primo grande ostacolo che incontrarono i siciliani fu proprio quello della lingua. E Zia Favola, che è la protagonista, che in prima persona parla appunto di questa sua esperienza in America, lo dice chiaramente. È d'accordo sul fatto di dover lasciare la terra, lasciare i suoi amici, lasciare la sua famiglia. Ma se c'è proprio una cosa che lei non riesce a sopportare è proprio il fatto di non capire ciò che gli americani dicono quando parlano tra di loro. Quindi il primo grande problema che si viene a creare per i siciliani negli Stati Uniti è proprio il fatto della lingua, non capire cosa si dicono gli americani. Ma che cosa succede? Solitamente i siciliani negli Stati Uniti parlavano tra di loro, famosissima è la Little Italy o la famosa strada, l'Elizabeth Street, nella quale si riunivano appunto tutti i siciliani e parlavano tra di loro, ma parlavano non in italiano, bensì in siciliano. Ma ovviamente, essendo a contatto con gli americani, diciamo che avveniva questa sorta di ibridismo tra il siciliano e l'americano. Dunque, che cosa succede? Si viene a creare questo fenomeno linguistico che vede la trasformazione di alcuni termini siciliani americanizzarsi e al contrario, alcuni termini americani sicilianizzarsi. Da qui nasce ad esempio la famosa Nuova Yorka per New York, o boyfriend per dire fidanzato si trasformerà in boyfriendo e così via. Il libro di Kono Cinque Mani, Zia Favola, è il primo romanzo scritto interamente in lingua Sigulish. Il primo autore siciliano che introdusse alcuni termini Sigulish all'interno dei suoi racconti fu Leonardo Sciascia. L'autore di Racalmuto, infatti, nel racconto La Zia d'America, che poi fa parte di una raccolta di racconti pubblicata nel 1958 sui gettoni di Vittorini, Sciascia cercò quindi attraverso l'introduzione di questi termini all'interno del proprio racconto di creare una sorta di aderenza a quello che era appunto la verità. Quello che Sciascia ha inseguito per tutta la vita è stato proprio questo, quello di cercare di riportare in letteratura la realtà. Lo faceva per un'esigenza documentaristica, in qualche modo potremmo dire, che appunto, anche perché Leonardo Sciascia, diciamo, come sappiamo, è anche un giornalista, quindi ciò che gli fa è trasferire la realtà all'interno di un racconto, quindi della letteratura. Da qui appunto nasce la prima esperienza Sigulish, ma così anche Bordonaro nella sua libro Spartenza, in qualche modo anche lui ha introdotto alcuni termini Sigulish, ma quello di Kono Cinque Mani, Zia Favola, una storia Sigulish, è sicuramente il primo esperimento Sigulish in letteratura. Zia Favola nasce a San Cono, un piccolissimo paese in siciliano, in provincia di Catania, e inizia appunto il suo racconto proprio il giorno della sua nascita, quando la mamma Maria Nicolosi, detta la Tirana, e il papà Giuseppe Cinquemani, detto Vino Russo, decidono di chiamare la piccola Favola,
perché dovevano scegliere un nome e la mamma non voleva assolutamente dare il nome della suocera, ovviamente, e decidono di chiamarla Favola, Favola come auspicio per la sua vita. C'è anche da dire che il periodo in cui nasce zia Favola, l'arrivo di una ragazza, di una bambina, non è che era proprio visto benissimo, tant'è vero che, insomma, ci sono due detti popolari siciliani che ne parlano chiaramente e dicono: auguri figli mascoli, nottata persa e figlia femmina, proprio perché l'arrivo di una donna in casa, di una bambina in casa, non era proprio visto come una benedizione, perché per sposarsi aveva bisogno della dote, non poteva fare un lavoro autonomo, non poteva assolutamente fare un lavoro nei campi, mentre figlio maschio invece era visto come una benedizione perché effettivamente dava lavoro a casa e quindi portava i soldi. Ma che succede? Zia Favola lo dice: i miei genitori hanno provato ad avere altri figli, ma niente, sono dovuti accontentare solo di me. Inoltre, nell'epoca in cui nasce zia Favola è un'epoca molto maschilista, come abbiamo visto. Zia Favola però in questo suo racconto fa emergere quello che è il proprio carattere, una sorta di Lady di Ferro siciliana. Racconta un episodio molto bello in cui dice che mentre lei era piccolina i bambini la prendevano in giro perché lei, come la mamma, aveva i capelli rossi. I capelli rossi nell'immaginario collettivo, peraltro associate al mestiere che faceva la mamma, perché la mamma era una sorta di erborista, lavorava, faceva queste misture medicamentose con le erbe, veniva associata direttamente alla strega, alla magara. Lo stesso prete del paese, tanto è vero che la prende in giro, tanto che lei racconta un episodio in cui il prete le dice: ma Favola, tu hai mai visto un santo con i capelli rossi? Zia Favola ovviamente risponde di no. E il prete dice: infatti, vuol dire che tu hai qualcosa che non va. Zia Favola però, che ha un carattere così forte, diretto, decide di reagire a questa sorta di sopruso, a quello che lei chiama razzismo. Decide un giorno di darsi un nickname, o nickname come dice lei, un nickname, un soprannome, un nomignolo che in qualche modo faccia della propria debolezza una sua forza. Decide che si dovrà fare chiamare Favola Cinque Mani, detta la Pilurussa, perché in qualche modo andava a reagire a quelle che erano state appunto le maldicenze nei suoi confronti e di darsi lei stessa un nickname, un soprannome, un nomignolo. Quando zia Favola ha 16 anni, in paese, a San Cono, tutti parlano di questa America, tutti iniziano a partire. La situazione in cui vive zia Favola è il periodo che alterna la venuta di Garibaldi a quella di Francesco Crispi. Si parla moltissimo della questione meridionale, quindi i contadini lasciano la propria terra per andare via, andare a cercare l'America. Si parla di questa America come se fosse un Deus ex machina che risolve tutti i problemi di tutti i siciliani. L'importante era partire, non importava come, non importava quanta fatica occorresse e quanto dolore, anche perché lasciavano appunto la propria famiglia e le proprie terre, l'importante era partire. Quando zia Favola ha 16 anni, anche i genitori, Maria e Giuseppe, decidono di dare un'opportunità alla propria bambina, dare un'opportunità a Favola e di farla partire, ma ovviamente per le donne era un po' diverso partire. La donna doveva o essere già sposata, quindi essere già maritata e quindi partire per andare a trovare il proprio marito, oppure doveva essere fidanzata e quindi andare dall'altro lato dell'oceano per ricongiungersi con l'amato e dunque sposarsi. Zia Favola, che non aveva assolutamente mai incontrato un uomo, era ovviamente una ragazza a modo, si trovava un attimino spaesata. I genitori decidono di rivolgersi al prete del paese, che ormai in qualche modo era avvezzo a fare questi inciuci matrimoniali, e decide per futuro marito di Favola Cinque Mani, un certo Michele Martorana di San Michele, che già lavorava in America. Favola vedrà per la prima volta il suo futuro marito in una foto. Inizia così quindi una trattativa per questo fidanzamento per corrispondenza, in cui la prova provata che fossero effettivamente fidanzati era il fatto che lui, quindi Michele, doveva inviare una propria foto personale all'amata Favola e Favola a sua volta doveva mandare una sua foto all'amato Michele in America. Questa era la prova provata che loro due fossero effettivamente fidanzati. Iniziano così anche tutti i preparativi per la partenza, perché non era ovviamente come oggi che facciamo la valigia e partiamo, assolutamente no. Diciamo che la preparazione alla partenza di un parente per gli Stati Uniti era una sorta a metà tra il matrimonio
e il lutto, perché ovviamente si sapeva che una volta partita il familiare, una volta partito il familiare, possibilmente non sarebbe più tornato, quindi quella sarebbe stata l'ultima volta che si sarebbero visti. Quindi c'è una preparazione, ma anche una preparazione psicologica, perché mamma Maria e zia Cettina preparano Favola a tutto quello che potrebbe essere il futuro, perché fondamentalmente non saranno con lei quando incontrerà per la prima volta Michele, non saranno con lei quando starà male, quando si sposerà, quando avrà il primo figlio. Quindi tutte le raccomandazioni che potevano farle, gliele fanno, preparano il vestito buono, ci sono dei riti che vengono raccontati da Cono veramente particolari, che commoventi anche per certi versi. Il viaggio da San Cono al porto di Palermo, dove Favola avrebbe poi preso la nave, dura circa 3 giorni a bordo di un mulo che Favola chiama Testa di Scecco. Il viaggio per arrivare in America dura circa 16 giorni, quindi voi immaginate una ragazzina di 16 anni che parte da sola per un viaggio di circa 16-20 giorni, quando andava tutto bene, e per 16-20 giorni praticamente vedrà soltanto acqua. Va ad incontrare dall'altro lato dell'oceano un uomo che non ha mai visto se non in foto, in una terra che non ha, non, dove non conosce nessuno, e non conosce, non capisce nemmeno la lingua che parlano queste persone. Veramente una donna coraggiosissima, zia Favola. Bisogna dire che in quel periodo una delle clausole da rispettare per poter entrare in terra americana era quella di essere in ottima salute. Durante questi giorni di viaggio in nave, farà amicizia con altre due sorelle che in qualche modo sono nella sua stessa condizione e che anche loro, come zia Favola, stanno andando a trovare il loro futuro marito dall'altro lato dell'oceano. Succede che durante questo viaggio zia Favola viene colpita da una malattia. Bisogna dire che in quel periodo una delle clausole da rispettare per poter entrare in terra americana era quella di essere in ottima salute. Zia Favola viene tenuta in quarantena, rimarrà in quarantena per circa una settimana nell'infermeria della nave, perché doveva assolutamente guarire, altrimenti nell'Ellis Island, che è l'isola dove arrivavano tutti i siciliani in America, se non avevano né i documenti in regola e non fossero stati tutti in buona salute, potevano rimanere in quell'Ellis Island per circa 6 mesi, dopodiché sarebbero dovuti ritornare indietro in Sicilia. Succede che però effettivamente una volta arrivata nell'Ellis Island, lei in quell'isola ci rimarrà per circa un anno e mezzo. Queste storie che Cono ha voluto raccontare è quello di raccogliere alcune delle testimonianze, perché quella di Ellis Island è una storia realmente esistita, come è esistita anche Favola Cinque Mani, che forse probabilmente è una lontana parente anche dell'autore. E quindi ciò che fa Cono è quello di in qualche modo raccogliere le testimonianze e raccogliere anche quello che è il nostro passato, cercando di raccontare la storia dal suo interno, cercando di farci conoscere quello che è stata effettivamente questa grandissima traversata che hanno dovuto subire, che hanno dovuto affrontare i nostri parenti, i nostri siciliani. È la storia della nostra storia, perché in qualche modo tutti noi abbiamo qualche parente, qualche amico che ha lasciato questa terra per andare in America. Zia Favola però è una donna combattiva. Tutto ciò che lei racconta è ciò che lei vuole raccontare, ma è tutto ciò che vuole che venga ricordato, come ad esempio il fatto di quello che succedeva negli Stati Uniti a causa dei boss, come li chiamava lei, dei boss della mafia. Siamo nella Sicilia che vede l'uccisione dell'ex sindaco Notar Bartolo, siamo nella Sicilia che vede crescere un fenomeno sottopelle che non bisogna, di cui non bisogna parlare, che è appunto la mafia, non la mafia, ma la mafia con due F. Siamo in una Sicilia molto contorta e siamo anche in un'America che in qualche modo si lascia affascinare, si lascia sedurre da quello che è il potere nero della Black Hand, si lascia corrompere facilmente. Joe Petrosino, che zia Favola cita nel suo romanzo, cita nel suo racconto e vuole che in qualche modo venga tramandato, perché come dicevo prima, quella di zia Favola è una scrittura molto veloce, molto spesso salta addirittura 5-6 anni della sua vita, e quindi ciò che lei racconta è ciò che vuole che venga ricordato. Quindi il fatto di aver citato Petrosino diventa essenziale, perché in qualche modo Petrosino, che è stato il poliziotto italoamericano
che è stato mandato alla squadra italiana a Palermo per poter capire come mai effettivamente tantissimi latitanti italiani riuscivano a passare le dogane e ad arrivare in America, quando in realtà tantissimi siciliani onesti non riuscivano a passare le dogane. Viene mandato in Sicilia, Palermo troverà la morte proprio perché all'interno anche della stessa squadra italiana c'erano effettivamente delle spie. Con la morte di Joe Petrosino in qualche modo cambia totalmente quella che è l'opinione degli americani nei confronti dei siciliani, perché coloro che effettivamente andavano negli Stati Uniti non erano poi fondamentalmente coloro che rubavano il lavoro, ma erano coloro che volevano effettivamente lavorare. Anche se quelli, come dicevo prima, sono gli anni della morte appunto di Notar Bartolo, sono gli anni in America di Al Capone, sono gli anni del proibizionismo, dell'estorsione per protezionismo, sono gli anni della Tammany Hall, quindi abbiamo un fattore crescente politico e corrotto di cui Zia Favola parla, ma ne parla perché è essenziale questa parte di storia per far capire poi cosa succede successivamente. Zia Favola è una donna che in Sicilia non avrebbe sicuramente avuto un riscatto sociale e personale, ma in America riesce a fare ciò che non è riuscita a fare o non sarebbe riuscita a fare in Sicilia. Quindi è una donna sicuramente molto moderna, che è riuscita a riscattarsi. Quello di Zia Favola, Una storia siculish, è un libro che sicuramente amerete. Lo amerete per la scrittura, a tratti tenera e a tratti spietata. Lo amerete perché parla della storia della nostra vita, della storia dei nostri nonni, dei nostri avi, dei nostri anziani. E l'intento dell'autore, cioè quello di recuperare effettivamente quello che è la nostra memoria, la nostra storia e in qualche modo anche la nostra lingua che si sta perdendo. Il Siculish è una lingua di cui nessuno ormai parla, quindi il fatto di voler recuperare questo frammento della nostra esistenza è sicuramente lodevole e apprezzabile. Alla prossima!